Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Dragon Ball Xenoverse 2 Mod. Quest'oggi vedremo Broly proveniente dal mondo di Dragon Ball AF. Ebbene sì ragazzi. Allora, eccoci qua, abbiamo quattro varianti. La mod è targata Mastaclo, che a mio parere è un grande mod, fa veramente delle belle mod. Allora, come vedete, dicevo, abbiamo quattro varianti. Abbiamo la forma base, che può trasformarsi in Super Saiyan leggendario di ovviamente primo, di terzo, di quarto e di quinto livello, e poi abbiamo altri tre costumi che andremo a vedere in seguito. Nell'episodio di oggi non vedremo l'allenamento, faremo direttamente dei combattimenti veri e propri, anche perché le tecniche sono le stesse di Broly, quello che ci viene fornito dal gioco, e quindi non ne vedo il motivo. Allora, mi raccomando ragazzi, ricordatevi di lasciare un bel like, spolliciata più non posso, per questo video. Ed inoltre, se non siete iscritti, vi invito ad iscrivervi ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi video di questo o delle altre serie che sto portando sul canale, ragazzi. Mi raccomando, eh. Allora, eccoci qua, come vedete, il Broly di AF ha la coda. Allora, stiamo combattendo contro Goku Super Saiyan God. Vediamo se riusciamo ad avere la meglio con lui. Ai 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 ai. Allora, vai di guscio esplosivo. Ah, volevo fargli... va bene. Allora, colpo violento. Eccola qua. Beh, gli abbiamo tolto un po' di vita, dai. Ai ai ai. Ok. Vieni qua Goku. Mamma mia, che botte che gli stiamo dando di brutto proprio. Ai ai ai. Beh, ci sta tenendo testa Goku, anche se a dire il vero dovremmo essere noi che stiamo tenendo testa a lui, anche perché tecnicamente il God dovrebbe essere più forte di Broly. Visto e considerato che da quello che si sente in giro Broly dovrebbe essere più debole di un Super Saiyan 2, ma questo non si può sapere. Anche perché Goku lo sconfigge la prima volta con le energie di 4 Super Saiyan e Junior. Comunque, mentre noi stavamo parlando, lo scontro, siamo riusciti a concludere lo scontro, ragazzi. Ora andiamo a selezionare il secondo, la seconda skin, cioè che sarebbe la terza, comunque la seconda di questa mod, e abbiamo Broly Super Saiyan di terzo livello. Come avete visto, noi non ci siamo trasformati nel primo combattimento, anche perché volevo mostrarveli uno per volta, uno per combattimento, una per battaglia, ragazzi. Questa volta combatteremo contro Gohan Supremo e lo faremo nell'area desertica. Kakarotto! Ok, eccoci qua. Wow, cominciamo davvero bene. Gohan ci ha messo tipo un quarto d'ora a lanciare una Kamehameha. A parte quello, va tutto alla grande, anche perché è meglio per noi. Allora, stiamo avendo la meglio su Gohan. Che beh, in effetti, cioè, tecnicamente lui dovrebbe essere più forte di Goku Super Saiyan 3.
Mystic Gohan stiamo parlando, eh. Quindi Gohan Supremo alla massima potenza. Ovviamente Broly Super Saiyan 3 non abbiamo idea di quanto possa essere potente. Anche perché se battere Broly, per battere Broly Super Saiyan normale, cioè leggendario, ci sono volute le energie, come dicevo prima, di 4 Super Saiyan e di un Super Namecciano, che poi chiamiamo Super Namecciano perché ovviamente Junior, dopo che si è unito al Supremo, lo è diventato, era una cosa sola diventare, quindi era considerato un Super Namecciano. Allora, quindi sì, non so quanto possa essere potente ora Broly Super Saiyan 3. Cioè, cosa ci vuole? Cosa ci vogliono, scusate, l'energia di 3 Super Saiyan 3 per batterlo a sto punto? 3, 4 Super Saiyan 3, scusate. Allora, e anche Gohan viene sopraffatto dalla potenza di Broly Super Saiyan 3 questa volta. Ora, tornando alle skin, selezioniamo la terza, che è la più figa secondo me, che è quella di Broly Super Saiyan 4, ragazzi, mamma mia quanto è figo. Cioè, ditemi voi qual è delle 4 skin preferite, perché a me, secondo me, questa è la più bella. Comunque, questa volta combatteremo contro Veget e lo faremo qua, nella città in rovina. Kakaroto? Era una domanda? Ok, cominciamo. Ok, carichiamoci un po', se ce la facciamo. Non abbiamo vigore per schivarci, quindi per il momento incassiamo e ora ci scateniamo un po' anche noi, dai. Ok, va bene, così può andare. Vediamo di... Oh, ce l'abbiamo fatta a fargli la presa. Ok. No. Lo stiamo sopraffacendo, ragazzi. Però bisogna stare comunque attenti che non recuperi. Allora, vediamo col colpo violento. No, non ce l'abbiamo fatta neanche la seconda volta. Proviamo la terza. Ma cos'è? Un'anguilla, ma guardatelo, 4 volte gliel'ho fatto e 4 volte si è schivato. 5! Alla sesta ha funzionato, va bene, ok. Accettabile, dai, va bene. E ora vediamo di dargli il colpo di grazia a Veget, sempre se ce la facciamo. Ciao bello. Ok, ora, una volta tornati alla selezione del personaggio, ok, andiamo da Broly e selezioniamo l'ultima sua skin, che è quella del leggendario Super Saiyan di quinto livello. Guardatelo quanta potenza emana. Cioè, quello di prima, il Super Saiyan 4, era esteticamente fighissimo, ma questo emana una forza che non so, neanche Vegeta Super Saiyan Blue potrebbe batterlo, secondo me. Questa volta combattiamo contro Gogeta di quarto livello, nel futuro in rovina, perché ovviamente dopo che ci è passato Broly Super Saiyan 4 nella città in rovina, non può che esserci il futuro in rovina. Kakaroto? Zannen. Ok, cominciamo. Il primo colpo è nostro, benissimo.
anche la prima combo. Sì. No, ha usato... Ma va, la guardia evanescente. Ok. Ora ci fa bua. Porca miseria. Ha rotto il vigore e ora ci bastona. Vediamo se ce la facciamo a vincere contro Godzilla Super Saiyan 4 col quinto livello. Anche perché mi sta sorgendo un dubbio. Perché ci ha fatto la Kamehameha Blef, scusate? Ci crede così debole. Pagherai per la tua arroganza. Allora, ok, ce l'abbiamo fatta, vediamo, dai. No, è riuscito a colpirci. Cioè, potrebbe anche sconfiggerci, a dire il vero, perché se ci fa la mossa definitiva, ci batte, per non dire qualcos'altro. Ok, sei nostro questa volta. Vai in là e vai di meteorite gigante. E con questo chiudiamo la partita, ragazzi. Anche perché non può sopravvivere. Difatti, viene eliminato Gogeta di quarto livello. E così Broly può scorazzare per il futuro e distruggere tutto. Allora, ragazzi, per questo video è tutto. Spero ovviamente che vi sia piaciuto. Ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio, mi raccomando. Inoltre, se volete continuare a sostenere il canale e non perdere nessuno dei prossimi video, vi invito ad iscrivervi ed attivare la campanella delle notifiche. Mi raccomando, ragazzi, eh? Grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao e alla prossima!